che c'era seppellito dietro la casa, cioè i cadaveri di tutte le persone che aveva ritratto, che si scopre, diciamo, chi era l'assassino. Secondo me, Buono Legnani è giusto che sia ancora vivo. Penso che Buono Legnani non sia morto. Per me il pittore dell'agonia non è una leggenda, è un mito. Ma perché è entrato nel mito? C'è quel tipo di riconoscenza di questo tipo di spettatore molto speciale, molto particolare, un po' maniacale e un po' preoccupante anche, che vede, che teme che a un certo punto tutto sparisca. Quello che gli ha dato invece quel tipo di paura, di terrore, che lui cercava, col quale si è confrontato probabilmente nella sua adolescenza e che l'ha segnato. Io so di persone che hanno visto questo film da adolescenti e che sono rimaste abbastanza colpiti. Che cos'è? Andiamo al manicomio infantile dove la leggenda dice che è stato internato Buono Legnani. Sì, da piccolo, da bambino che Da. aveva.